prima di iniziare faccio come tutte le volte, ma lo ritengo doveroso oltre che per legge, il famoso disclaimer, e cioè le immagini che vedrete in questa presentazione non sono tutte di mia proprietà, oltre alla mia associazione, come le sono prese, come potete immaginare, da questa cartina che è del 600, non l'ho fatta io la cartina, porto bene i miei anni, ma non sono così tanto. Quindi sicuramente ci saranno immagini prese mediamente da internet, ovviamente. La prima immagine che vediamo è proprio questa, del 600, questa è la carta del Clavichon, un classico per chi studia la storia di Milano, e qui la vediamo nella sua parte est, adesso vedremo un po' più da vicino, un po' più in grande naturalmente. Vediamo comunque che è una cartina da cui si vedono tanti nomi di borghi. Ecco, questi nomi di borghi li ritroveremo man mano che andremo avanti, perché lo scopo di questa presentazione non è fare, come sempre capita in questi casi, come spesso capita, una specie di amarcord nostalgico come era bella Milano una volta, che è pure vero tra parentesi, ma cercare di trovare nella Milano di oggi le tracce di Milano di ieri. Questo è lo scopo del Milano ieri e oggi, di essere presenti negli ieri e oggi. Quindi quello che io vi farò vedere oggi, di cui vi parlerò, sono le cose che sono rimaste e che vi potete tuttora andare a trovare, qualche volta magari anche andando a scovarle un po' negli angoli, ma ci sono ancora. E sono veramente tante, solo che sono mediamente nascoste. Si dice spesso che Milano è come una donna ritrosa che ha molte bellezze ma anche nascoste, ecco, è vero. Milano ha tante bellezze, però molto spesso sono state o coperte o rese direi offensive, perché quando uno ha anche una bella cappelletta, penso a quella di Castagneto, ma di fianco con un costruito sul palazzo di Linz che è alto 12 piani, è chiaro che la cappelletta non la si vede. Quindi ci sono tanti modi per annullare le bellezze, purtroppo Milano in questo è abbastanza campione d'Italia, perché ha perso tante cose, pensi a poter rilasciare le demolite per costruire i quartieri satelliti di dubbio gusto e anche di dubbio utilità per gli abitanti, perché magari mancanti di servizi, ma comunque la storia di Milano negli ultimi 30 anni penso che l'abbiate vista un po' tutte, quindi non sto andare oltre su questo. Vediamo invece che cosa possiamo ancora trovare del tempo più antico. Allora, la strada di Gentile, beh, la cartina del 600, la strada di Gentile naturalmente non è del 600, la strada è romana, e vediamo da uno dei toponimi, abbiamo una strada, la vedremo nel prossimo foglio, che si chiama Quinto Sole. Voi sapete che i romani davano i nomi ai luoghi secondo la distanza dal centro, incalcolata in miglia, quindi Quinto Sole significa 5 miglia dal centro. E invece il dubbio, e io personalmente propendo per il no, che anche il nome Vicentino venga dal romano Venti. Questo per due motivi. Primo è che all'inizio il paese si chiama Vigentino e poi Veglantino, dato che il nome è stato Vigentino. E poi perché mi sembra sorprendente che abbiano calcolato 5 miglia da Milano e in un posto che è a 3 miglia da Milano lo chiamano Vigentino perché arriva a 20 miglia da Pavia, ha molto senso, avrebbero chiamato terzo o quarto, no? Quindi mi sembra difficile questo etimo, infatti non viene confermato, però si trova anche questo tra le tante fonti, quindi ho voluto citarlo. Qual è la strada Vigentina? Dunque dovete sapere, ma forse lo sapete anche già, che la cartina del Clavichon non è esattamente orientata da sud e ovest, ma è, vi spiego, tanto è vero che se guardate la strada argentina, quella che esce da quella porta, indicata come porta argentina, e viene giù così, ma se voi guardate la quale per costruire i promonti non è assolutamente orientata così, così come non è vero che questa è la via Emilia che va orizzontale, così quindi sono la cartina che è un pochino orientata storta, ma visto che era nel 600 lo perdo meno ovviamente. Alcuni di questi toponimi sono tuttora presenti e poi li vedremo. Vedete ad esempio che qui c'è il Vigentino, e poco dopo c'è l'osteria, qui sotto c'è Pozzolo, lì c'è un mulino, eccetera eccetera, poi mi fermerò a seguito. Andando fuori, perché qui finisce il centro abitato odierno, andando fuori troviamo che la prima cosa che si nota è che finiamo in mezzo ai boschi.
questi disegni di Sonny Boschi, no? Perché ricordate che fuori da Milano non c'erano prati, c'erano moltissimi boschi, prima di tutto c'erano i paludi, anche la valle dove è stato verificato il padre Marcide, c'erano i boschi, come viene testimoniato da alcuni toponimi tutto nel giro, come Noseno, Noceto, Rogoredo, Rogoreto e Castagnino, Castagnetto, quindi erano boschi di castagni, di querce e di noci. E in questi boschi ancora abbiamo altri nomi che vediamo qua, come ad esempio la Menzana, che vedremo la Menzanella che è di fianco, e Noverasco e Quintisolo, anzi Quintisolo, anche questo lo anticipo, Quintisolo perché appunto era quinto, no? A 5 miglia, e il nome originario era Quintisolo probabilmente, Quintisolo è diventato Quintisolo per quel tipico fenomeno di storia che capita negli anni. Ecco, su questi borghi naturalmente Noverasco non c'entreremo perché Noverasco non è più il comune di Milano, quindi però è chiaro che la strada vicentina poi va avanti fino a Pavia, quindi non posso andare fino a Pavia con questo escursus, che è contento di arrivare al confine comune di Milano.